Eh sì, finalmente è successo. Pensi di aver trovato la persona dei tuoi sogni e ora... Siete perdutamente innamorati. Oppure no? Come fai a sapere se è vero amore? Il segreto è conoscere la differenza fra attrazione, una semplice conta, e vero amore. L'attrazione si basa su ciò che vedi, cioè l'aspetto e il comportamento dell'altra persona. Il problema è che spesso l'apparenza inganna. Invece, cosa significa prendersi una coppia? Non riguarda solo quello che vedi. Riguarda quello che provi. Potresti provare dei sentimenti per l'altra persona, ma questi sentimenti possono cambiare. E anche in fretta. Una cotta può sembrare vero amore, ma dato che si basa solo su ciò che provi in quel momento, potrebbe facilmente passare. Quindi, come fai a sapere se è vero amore? Se durerà? Il vero amore cresce quando due persone sono gentili, lavorano con impegno e hanno la stessa mentalità spirituale. In 1 Corinti 13,5 la Bibbia dice che il vero amore non cerca i propri interessi. Per esempio, quel ragazzo che ti piace tanto, come spende i soldi? Ha bisogno di bere per divertirsi? Quali sono i suoi obiettivi? Si impegna davvero per raggiungerli? O è bravo solo a parole? E che dire di quella ragazza che non riesci a toglierti dalla testa? Chi sono le sue amiche? E come le tratta? Come si comporta con la sua famiglia? Ci sono un sacco di cose che devi conoscere. Ci vuole tempo. Perciò, prima di farti trasportare dai sentimenti, ricorda. L'attrazione si basa su ciò che vedi. Una cotta si basa su ciò che senti. Ma il vero amore si basa su ciò che sai.